Riprendiamo il nostro museo virtuale vedendo alcuni oggetti della scuola durante il ventennio fascista. Questa è una tessera di un appartenente all'associazione fascista della scuola, ossia la corporazione dei docenti, anno quindicesimo, quindi siamo nel 37, c'è la firma del fiduciario nazionale, poi sul retro abbiamo la firma dell'associato e entriamo nel vivo dell'argomento della scuola. Vediamo qui uno dei famosi quaderni con le immagini dell'epoca dell'impero d'Etiopia. Questo è un quaderno di progetti tecnici. Questo invece è uno dei due famosi quaderni con la copertina nera e il bordo delle pagine rosso. E vediamo due testi. Questo è un sussidiario di Camelia Fravolini, appunti grammatica, aritmetica, geometria, storia, geografia, nozioni di scienza, educazione morale e civile per la classe terza, è del 23. Vediamo testa in cronica del regno della natura, e poi ci sono delle belle illustrazioni appunto principali che hanno detto. E poi un altro testo molto particolare è questo, è il libro della seconda classe, che ha delle illustrazioni molto particolari. Questa invece è una pubblicazione del Partito Nazionale Fascista relativa a esercizi ginnici con attrezzi e ginnastica fra i banchi. Abbiamo flessioni, sequenze di movimenti, esercizi particolari. In ultimo, sempre a cura della Gioventù Italiana del Littorio, il Comando Generale ha nel 41 pubblicato queste indicazioni sull'aggiornamento dei dirigenti e delle comandanti. Contiene tutte le informazioni sulle divise, le varie formazioni, i vari inquadramenti, i vari esercizi.